Potremmo vivere felici, stare a un passo dal peccato, magari farci del male, finire e ricominciare. Venerdì 3 settembre Max Gazzè si esibirà in Umbria, ma non sarà il classico concerto, bensì uno spettacolo unico nel suo genere. Il cantautore romano si esibirà infatti sopra la colata lavica di Venanzite, una roccia tra le più rare al mondo per la sua composizione mineraria scaturita dall'unica eruzione di uno dei tre piccoli vulcani attivi circa 265.000 anni fa, situati nel Mar di San Venanzo, dove oggi sorge l'omonimo comune ternano. La 13ª edizione di Incanto d'estate, il festival della musica d'autore organizzato dalla Proloco di San Venanzo, avrà quindi una cornice speciale e Max Gazzè si esibirà con alle spalle tre vulcani e regalerà al pubblico attimi di pura magia. L'evento, che ha il patrocinio dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, della provincia di Perugia e del comune di San Venanzo, è stato presentato lunedì 23 agosto presso il ristorante Battibecco di Corciano da Simona Meloni, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa della Regione, Marsilio Marinelli, sindaco di San Venanzo, ed Elisa e Filippo Panbianco, rispettivamente presidente e direttore artistico della Proloco di San Venanzo. I biglietti sono in vendita nei circuiti Ticket Italia e Ticket One. Per accedere al concerto, gli spettatori dovranno essere in possesso del Green Pass, che dovrà essere obbligatoriamente presentato all'ingresso insieme al biglietto.